In più occasioni ho detto non ci posso credere. E da qualche settimana l'ho ripetuto con riferimento a un luogo sublime che soltanto delle menti malate e perverse possono pensare di contaminare con un centro commerciale, di 32.000 metri quadri in prossimità del Cataio. Il Cataio, il nome evoca un oriente misterioso, evoca Ludovico Ariosto, evoca la famiglia Estense, evoca grandi collezioni ed è ancora un castello, una villa con meravigliosi affreschi, conservata perfettamente e curata da un proprietario che la ama come uno ama la propria madre. Giardini, terrazze, terrazze pensili, un museo che è stato disperso ed è in larga misura a Vienna e nei castelli in Austria e vicino a Praga, ma un luogo poco lontano da Padova, vicino ai Colli Euganei, un paradiso che è stato tale fino a che la ridicola industria non ha pensato di trasformare un luogo di Arcadia in luogo di sviluppo industriale, quindi capannoni qua, capannoni là. Adesso un capannone ad Abano, Abano centro termale con un capannone davanti alla più bella villa di Abano, e questo in corso d'opera forse perché non possiamo strappare le mani, tagliarle ai criminali che costruiscono questi orrori. Ma adesso avanza in un luogo perfetto. Tu esci dall'autostrada, superi un ponte e davanti il paradiso, il Cataio. E tu quel Cataio lo vuoi rovinare con un centro commerciale, perché il sindaco di Due Carrare, due coglioni, invece di starsene tranquillo e dire che bello il mio paesaggio, che belli i Colli Euganei come tutti i sindaci, vuole investire per ridurre le povere botteghe, gli esercizi commerciali, tutti quelli che hanno attività fra Monselice e Abano, a nulla, quindi tutti falliti, perché tutte le attività saranno in questo centro commerciale sviluppato per 32 metri, mila metri quadri, e l'attività degli altri e quelli che hanno le loro botteghe, i loro negozi, quelli non li pensi, sindaco di due coglioni, vergognati, e allora tu non farai il centro commerciale, ti pentirai e lascerai questo paradiso che è il Cataio. Per la nostra felicità e perché il mondo venga qui, e già hanno cominciato a tornare ben molte più persone di quanto non siano venute quando la proprietà era diversa, e invece di aiutare, sostenere questo meraviglioso cervellin che ha pensato di utilizzare il suo denaro per comprare quella villa e restaurarla, tu gli fai il centro commerciale nel buco del culo! Allora, sappi, sindaco di Due Carrare, che tu non hai contro tutti quelli che hanno raccolto le firme, io ho taciuto fino adesso, adesso non taccio, parlo, parlo, e ti voglio in ginocchio a chiedere scusa. Allora, ho parlato con il ministro, ho parlato col direttore generale, ho parlato con il sovrintendente, tutti inorriditi, a dire ma com'è possibile? E tu, il sindaco di Due Carrare, e vuoi far diventare Las Vegas il tuo paese nel buco del culo? Vergognati! Allora, se vuoi cambiare idea, serenamente, c'è tempo, potremmo ascoltarti e capire che tu andrai da Cervellin, non lo farei venire da te, gli spiegherai che cazzo è questo centro commerciale. E a un certo punto converrai che il Cataio è un paradiso, con i meravigliosi affreschi, con i meravigliosi giardini, con i labirinti, tutto quello che lo rende un paradiso che tu vuoi rovinare con il tuo inferno di merda, come gran parte del Veneto è stato rovinato da sindaci che hanno un'idea sbagliata, un'idea rovesciata, un'idea senza futuro, che rovina tutte le piccole imprese, tutti quelli che hanno un negozio in cui vendono le cose loro. Perché tutto sia nel centro commerciale di Due Carrare. Allora ho parlato col presidente della regione e gli ho chiesto di intervenire. Chi non vuole consumo di territorio, come lui tante volte ha detto, deve difendere il suo Veneto. Il Veneto delle persone intelligenti, il Veneto degli amanti, il Veneto dei poeti, il Veneto anche dei leghisti, quelli che sentono l'identità e il territorio, non pensano allo sviluppo industriale, di una mentalità perversa. Zaia mi ha ascoltato con attenzione. Cervellin l'ho messo in contatto con Zaia. Io credo e spero che il Presidente della Regione mantenga fede alle sue parole,
e alla sua volontà di non consumare ulteriormente il territorio costruendo cose senza senso. Il centro commerciale, fallo nel tuo giardino, di 3 metri quadri, 3,2. Non 32.000, solo il nome fa pensare a quale umiliazione sarà per quelli che hanno i loro esercizi, vedere che tutto si assorbe, perché la gente arriva lì come dei coglioni e vanno in questi outlet a vedere le meraviglie del centro commerciale. Il cataio è un centro spirituale e lo spirito non ha prezzo. Serenamente, caro sindaco di Due Carrare, rifletti, perché rischierai di essere ricordato come perfino peggio della Raggi. Salviamo il cataio, salviamolo dalle mani degli incapaci, degli speculatori, di quelli che vogliono rovinare la bellezza e togliere ai colli ugani la loro poesia straordinaria, poesia di ville, poesia di case, e già molto è stato rovinato. Fermiamoci in tempo. Fermati!